Il periodo di lockdown imposto dalla pandemia del coronavirus ha fatto sì che le università italiane in tempi molto rapidi cambiassero il tipo di didattica offerta ai propri studenti. Anche l'Università di Tor Vergata si è adeguata a questo nuovo modello e quindi dal mese di marzo abbiamo erogato fino ad oggi le lezioni online usando piattaforme condivise che permettono agli studenti di seguire gli interi programmi. Lo sforzo compiuto è stato importante, ma i risultati sono sicuramente di alto livello e abbiamo intenzione di proseguire con questa modalità fino al mese di giugno o comunque fino a quando i dati della pandemia non saranno tali da poter riprendere inizialmente e parzialmente le attività didattiche intese non solo come le lezioni, ma soprattutto come gli esami e anche le tesi di laurea in modalità in presenza. Abbiamo un programma che segue quanto deciso dalla CRUI e che ci vede particolarmente attenti alla tutela della salute degli studenti, dei professori e dei nostri impiegati amministrativi. Quindi stiamo seguendo l'evoluzione della pandemia, siamo pronti appena i dati ce lo consentano, gradualmente a riaprire alla vita comune dell'università. Le lezioni online sono state sicuramente un valido supporto in questo periodo di crisi, ma è chiaro che l'università vive soprattutto di scambi anche sociali tra gli studenti e i professori e quindi speriamo di poter riprendere il prima possibile anche questo tipo di attività. Ci stiamo programmando poi soprattutto in vista di quella che viene definita la fase 3, che comincerà nel mese di settembre, nel quale speriamo di poter andare veramente a un ripristino della normale attività didattica. Tuttavia, abbiamo anche pronto per i primi mesi del prossimo anno accademico un programma di lezioni sia in presenza che online, in modo tale da essere pronti a ogni evenienza per continuare ad erogare comunque la didattica a tutti i nostri studenti nel miglior modo possibile.